Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati con Rosanero Si Nasce. Non ci siamo, il Palermo non riesce ad ottenere una vittoria, ha fatto pari ancora in casa contro il Pescara, 1-1, un pareggio acciuffato negli ultimi minuti, situazione in classifica che è ancora più precaria. Per la verità è rimasta invariata rispetto alle altre giornate, però chiaramente il campionato cammina e quindi il Palermo sempre con un piede, forse più in Serie B, ma noi come i veri tifosi dobbiamo continuare a sperare in questa salvezza, in questa Serie A, anche se il cammino, visto il Palermo di domenica, sembra irto ancora di difficoltà. Non parleremo ovviamente solo del Palermo come facciamo a Rosanero Si Nasce. Questa settimana apriremo una finestra sul calcio giovanile, lo faremo con i ragazzi dell'Olimpia Borgetto e con l'allenatore di questa giovane società. Avremo delle immagini perché la scorsa settimana si è giocato il derby Olimpia Borgetto Libertas Borgetto e quindi vi proporremo i gol e le immagini più belle di questo derby che si è giocato appunto a Borgetto. Lo faremo con i nostri ospiti. Intanto facciamo un applauso alle mie due collaboratrici. Siamo tornati con la famiglia piena. Buonasera, buonasera. Valeria Lombardo e Margherita Di Cara. Adesso è il momento dei nostri sponsor. Lo sponsor dolce è la pasticceria Monte di Partinico che ci segue settimanalmente. Ecco qui la torta inquadrata. Facciamo un applauso. Mi sembra bella robusta questa sera alla torta, che ho detto alla pasticceria Monte, abbiamo bisogno di farci la bocca dolce come ogni settimana perché quest'anno col Palermo davvero ci va male la bocca, ce la facciamo amara ogni domenica. E poi vi ricordiamo lo sponsor storico, la pizzeria alla Zagara, continua il concorso, ogni settimana puoi vincere un soggiorno vacanza per due persone, anche questa sera avremo l'estrazione di un fortunato vincitore che andrà in vacanza. Bene, adesso è il momento dei nostri ospiti. Sì, Valeria. Allora, abbiamo il nostro gradito ospite a Rosanero Si Nasce, The Voice, il mitico Giuseppe D'Agostino, giornalista di GBS, giornale Sicilia. Perfetto, poi? Con noi stasera abbiamo anche Chiara Castellana, giornalista di Mediagol. Allora, un attimo, corrido solo. Non è Chiara, non è Chiara Castellana. Sara Castellana. Sara, scusa. No, anche il nostro gradito ospite stasera Piero Caleca, allenatore di Olimpia Borgetto. Ah, dall'altra parte dello studio abbiamo una rappresentanza della squadra dell'Olimpia Borgetto. E tra poco con noi si accomoderà anche l'amico Carlo Valente, editore di Fil Rouge, che è arrivato leggermente in ritardo. È il tempo proprio di sistemarci, avremo poi il microfono funziona, tranquillo. Avremo Carlo Valentin studio. Bene, dicevamo di questo momento del Palermo, veramente più che un momento è una stagione disgraziatissima, un Palermo che non riesce a vincere e quindi non riesce a risalire in classifica. Sono successe nelle ultime settimane tante cose, lo abbiamo detto la scorsa settimana, l'esonero di Gasperini, l'allontanamento dell'amministratore delegato Lo Monaco. La prima partita sulla panchina del Palermo di Malesani non è andata bene, 1-1, un punto che però, vista la situazione, non basta assolutamente. Giuseppe D'Agostino, una riflessione iniziale su questa stagione. Ah, la riflessione è quella che hai fatto tu, nel senso che l'unica riflessione che si può fare è quella di guardare i numeri. Domenica, il Palermo aspettava queste due partite con Atalanta e Pescara ed erano le due partite delle quali il Palermo doveva ripartire per risalire alla china, è arrivata una sconfitta e un pareggio e devo dire che per quello che il Pescara ha fatto ha rischiato addirittura di portarsi via l'intera posta. Non c'è molto altro da dire se non quello che la classifica esprime, che è il frutto di quello che quest'anno è capitato e sta capitando. Io sostengo che, e lo dico molto, molto serenamente, anche l'allontanamento di Gasperini secondo me è stata una scelta assolutamente discutibile, nel senso che non mi sembra che Malesani ci abbia capito molto domenica. Lui ha parlato di squadra frenata, di squadra impaurita, in realtà è una squadra che appare proprio bloccata mentalmente. Io dico sempre che la stagione del Palermo, secondo me, è girata in quella maledetta partita contro il Milan, in cui su quel 2-0 di Brienza, fino a quel momento
Era un Palermo che probabilmente non era un Palermo eccezionale, però era un Palermo che stava dignitosamente in campo, che aveva giocato le sue partite, che riusciva comunque a portare a casa dei risultati, che fino a quel momento aveva giocato un calcio che non era sicuramente eccezionale, ma era sicuramente discreto. Probabilmente in quel 2-2 il Palermo ha perso quel briciolo di fiducia che probabilmente ancora aveva, e da lì in poi, se ci pensiamo, è stato praticamente quasi tutto un disastro, a parte probabilmente la vittoria con la Sampdoria e quella con Catania, che a questo punto queste tre vittorie su 24 partite appaiono quasi dei fatti episodici, più che delle reali vittorie conseguite da una squadra che in campionato sa far valere il proprio gioco. Un gioco che latita perché è una squadra che continua ad avere problemi anche di identità personali, nel senso che ci sono giocatori che si esprimono chiaramente sottotono. Malesani ha provato a fare questo 3-5-2, a mio avviso onestamente abbastanza discutibile. Se poi nelle due partite più importanti dell'anno ti viene a mancare il capitano perché si fa espellere in modo, secondo me, assolutamente evitabile nella partita di Cagliari, questa è una cosa che probabilmente alla lunga peserà, ed è un errore che Miccoli non avrebbe mai dovuto, un giocatore della sua esperienza, tra l'altro con la fascia di capitano al braccio, non avrebbe mai dovuto commettere, perché ci è venuto a mancare Miccoli nelle due partite più importanti. Se Donati è quello che ho visto passeggiare per il campo domenica, insomma, è chiaro che anche lui è un giocatore che può far poco per la causa rosanero. Io credo che il lavoro, beh, visto che Malesani c'è, ha preso questa patata bollente nelle mani, ripeto, per me Gasperini poteva e doveva assolutamente rimanere, perché col materiale umano che aveva Gasperini per me ha fatto quasi dei miracoli. Però tant'è, Gasperini deve, cioè Malesani deve cercare di rimettere insieme i cocci di quello che è rimasto. La squadra ormai nel suo assetto definitivo, rimarrà questa fino alla fine dell'anno. Io credo che il lavoro che debba fare il tecnico a questo punto è un lavoro molto, molto chiaro. Deve guardare in faccia i giocatori, deve parlare con i giocatori, deve capire in questa commistione tra vecchi e nuovi, perché non ci dimentichiamo che il Palermo adesso ha 10 elementi nuovi sui quali non sappiamo nulla se non quelli che conosciamo già, perché è chiaro che i Sorrentino, i Tossena, gli Aronica sappiamo quello che possono dare, ma da Nelson a Faurlin, a Formica, allo stesso Anselmo, a Fabbrini, a Boselli, sono tutti giocatori che, tra virgolette, dobbiamo in un certo senso scoprire, non abbiamo il tempo per farlo. Quindi Malesani ha un compito molto complesso, che è quello di capire quanti di questi giocatori nuovi, che hanno un vantaggio, cioè non si portano appresso le ruggini psicologiche, le paure che il Palermo, che hanno attanagliato i giocatori fino a questo momento. Deve cercare di trovare il giusto mix. Secondo me non è un problema di moduli, è proprio un problema di testa. C'è una squadra che deve scendere in campo, a Verona col Chievo, deve andare a vincere. Non ha importanza, poi perdi 4-0. Io fossi Malesani direi voglio vedere 10 tiri in porta nel primo quarto d'ora. Poi perdiamo. Però intanto dobbiamo dare soprattutto ai tifosi, oltre che a noi stessi, inteso come squadra, il senso di una compagine che ha voglia di giocare le ultime gare per lottare. Quello che non sembra, perché dico, Perin ha finito la partita con i guanti quasi immacolati domenica, ed è questa la cosa realmente più grave. Cioè non è grave il fatto che il Palermo non abbia battuto il Pescara. L'immagine più bella della partita di domenica l'ha data il mio collega radiocronista del Pescara, che alla fine del primo tempo mi ha guardato in modo un po' desolato e depresso. La stessa cosa penso avrò fatto io con lui. E ha detto una cosa bellissima, ha detto: sai cosa mi sembra questa partita? Sembrano due ciechi che sembrano di prendersi, che cercano di prendersi a pietrate. Ed è secondo me l'immagine più bella che si può dare della partita di domenica, con due squadre che secondo me, per quello che ho visto, non credo che abbiano molte speranze di salvarsi. Malesani deve cercare di dare quel quid in più e lo deve fare con quegli uomini nuovi che ha, e a questo punto siamo tutti curiosi di vedere cosa, se possono dare qualcosa. Puntare sui senatori, lo abbiamo visto domenica, non ha funzionato. A questo punto, perso per perso, cambia le carte in tavola, magari punta su qualche giovane, sul Sanseverino di turno, voglio dire, faccio un nome, ma ne potrei fare tanti altri. Almeno che si scende in Serie B con uno spirito diverso, perché se si scende così, senza lottare, secondo me, ovviamente agli occhi dei tifosi ci mancherebbe altro, che sono i primi a soffrirne, però si perde molto più della Serie A, si perde ben altro. Bene, Sara Castellana, intanto sono, lo voglio dire, molto contento di ospitarla perché è stata qualche anno fa mia collaboratrice, quindi particolarmente contento di averla come Mi sento in ospite, famiglia. ecco, a Rosanero si nasce. E allora Sara, dicevamo, certo la strada per la salvezza è molto difficile, ma ancora i numeri ci sono. Io basta iniziare a vincere a Verona contro il Chievo, anche se non sarà facile. Ma dalla squadra di Gasperini a Malesani, qualche cambiamento secondo te c'è stato in meno o in peggio, o se è troppo presto ancora per dirlo? Allora,
È presto per dirlo sicuramente, perché comunque Malesani è arrivato a Palermo in un momento in cui oltretutto non aveva neanche la squadra al completo, quindi questa qui è una cosa importantissima, perché poi Ilicic è arrivato e stava male, quindi altri erano in nazionale, quindi non ha avuto tutta la squadra a disposizione, quindi non si è allenata con lui durante tutta la settimana. Una cosa importante c'è stata però, perché se è vero che con Gasperini sicuramente ci sono stati dei problemi, soprattutto nelle ultime gare, però ben otto gare, se non ricordo male, il Palermo in otto gare è stato raggiunto nel finale di partita, cosa esatto. Che invece è stata completamente inversa in questa partita, perché è stato questa volta il Palermo a raggiungere la squadra che era andata sopra. Tra l'altro mi pare che gol. Malesani abbia salvato però al 28esimo, quando mi pare è stato il 28esimo il pareggio del Palermo, no? O il gol del secondo tempo. Dal 28esimo effetto si è vista questa forma di reazione. Però è vero anche che Malesani, non me ne voglia, però credo non abbia messo benissimo la squadra in campo, perché abbiamo visto Kurtic fuori dal primo minuto, quando in realtà, a mio modesto avviso, sarebbe dovuto rimanere dentro. Poi un'altra cosa, anche Dybala lì in quella posizione temo non sia proprio il suo posto idoneo, ecco. Mancava Boselli dal primo minuto, infatti abbiamo visto che quando sono entrati Boselli e Kurtic la partita è cambiata. E poi c'è stato un Fabbrini assolutamente protagonista, ha delle qualità indiscusse questo ragazzo sicuramente, le ha fatte vedere, ha fatto un gol importante e abbiamo visto anche come tutte le azioni salienti partivano proprio dai suoi piedi. Verissimo, verissimo. E allora, prima di sentire le mie collaboratrici, che so quanto è difficile in questi momenti, soprattutto per me che faccio il tifo per il Palermo, Giuseppe D'Agostino, che diciamo il Palermo ce l'ha nel cuore, oltre ad essere ovviamente un giornalista molto un professionista e professionale anche nel suo lavoro. Chi soffre come noi in questo particolare momento è anche l'amico Carlo Valenti, editore di Fil Rouge. Buonasera, anzitutto. Ti salutiamo con un applauso perché l'abbiamo fatto. Grazie. Ma purtroppo Sara parlava di squadra. Sì, tanto devo ringraziarvi in particolare tutti, perché la serataccia, c'è una serataccia, c'è la Juve in TV, c'è il festival di la Juve in TV. C'è Sanremo. Quindi la Juve, Giuseppe. A noi non interessa. Guarda, avrei visto Sanremo. Sto a vedere la Juve in TV. E allora, Carlo, ti volevo chiedere. Sofferenza. Abbiamo visto tutti, Dybala non funzionava sin dai primi minuti, tutti abbiamo pensato che sarebbe stato meglio vedere a quel posto Boselli, tutti abbiamo visto, come ha detto l'amico Giuseppe D'Agostino, che Donati passeggiava. Se lo abbiamo visto tutti e ce lo siamo detti tutti alla fine della partita, perché Malesani alla fine del primo tempo, ma anche qualche partita fa esatto, perché allora Malesani è continuato con questa formazione secondo te? Qual è la chiave di lettura? Allora, secondo me innanzitutto Malesani, diciamo, è ingiudicabile, perché chiaramente, come hanno detto loro in precedenza, arrivando mercoledì, martedì, fra assenti e comunque 22 persone, li potrà sicuramente conoscere tutti per nome e cognome, non penso che possa comunque capire o indovinare o farsi un'idea. Si sarà fatta un'idea, penso, come fanno tutti gli allenatori, qua ci darà conferma tra le partite precedenti, bene o male è comunque qualcuno che in società avrà questo ruolo. Che dire, ognuno ha le sue scelte, io non farei giocare Donati forse neanche un minuto dopo Bologna, perché non è un episodio, cioè Bologna, secondo me, scusate se io posso essere pesante, però Bologna è un'offesa a noi che andiamo allo stadio e noi che vediamo il calcio, anche se non siamo tifosi del Palermo, perché sono state tre porcate, scusate la frase, che hanno secondo me un significato diverso. Non so se voi, in quanto giornalisti, ne fate più o meno c'è evidenza di queste cose, però secondo me quelle sono dei segnali che vanno oltre al calcio. Io questa cosa ce l'avevo, mi dai la possibilità di dirla e sono proprio felice. Mancano i leader. Miccoli, altro episodio da discutere, farsi squalificare, non giochi da 2 settimane, ti fai squalificare in maniera banale da un ragazzino e hai 34 anni, non so quanti anni ha Miccoli. Ci sono delle cose che secondo me vanno contro Zamparini, non perché io non difendo Zamparini, vengo attaccato, io difendo la causa Palermo Serie A, il patrimonio Serie A, la visibilità che dà Zamparini, che non ha mai dato nessuno in 112 anni di calcio.
Palermo non c'è cultura di niente, quindi cioè noi, qualcuno, o una gran parte magari dei pseudo tifosi datati 2004, va contro Zamparini. Vero, Non sarebbe, cioè purtroppo arrivando sono in Serie B attacchi non torneremo mai in Serie senza A. esclusione di Quindi colpi. comunque tecnicamente purtroppo devo dire che forse sabato prenderemo questi 3 punti, ne sono più che sicuro per come vedo il calcio io, per i 4 milioni di euro che costa Sorrentino, per l'amico Corini che ha 28 punti, Ma 28 ci punti sono un sabato pomeriggio dedicato. ancora il Chievo comunque No, con 28 questo punti no, non dico è salvo. scherzi a parte, secondo Comunque ci me. credi alla salvezza? Io ci credo perché non possiamo andare in Serie B, secondo me, in questa maniera e comunque non lottando e comunque ci sono squadre secondo me più scarse. Palermo è sfortunatissimo, questo secondo me è la prima cosa da sconfiggere. Poi in campo chiaramente giustamente dice Beppe, chi gli importa zero, per carità. Quella è la prima Però cosa. dico io sempre, ho chiesto, ma perché non hanno campato una punta, non hanno campato 10 mezze punte? Dico, questa cosa. Perché non sono riusciti, Perché, praticamente. non, no, perché Zamparini ha mandato via lo Monaco dopo il calciomercato? Sono delle Esatto. Tu ci risposte domande che ci siamo. avremmo col E allora, sentiamo Totti. Valeria che ha una No, domanda per io mi voi. chiedo spesso comunque che adesso con tutti questi giocatori nuovi, allenatore nuovo, presidente nuovo e quant'altro, cioè Presidente nuovo ancora. Presidente nuovo ancora no. Ecco. Spero che se diventi il Papa. Ancora lì. Ora so. Comunque, amalgamare adesso tutto questo, cioè fare conoscere la tattica di gioco da utilizzare la migliore possibile e quant'altro, penso che ci voglia del tempo, cosa che noi adesso è l'unica cosa che non abbiamo, il Brava, tempo. era quello che Se, dicevo cioè, io. come la vedi questa cosa? Come Era. la vedi da un po'? Ma io spero che Malesani abbia. Allora, intanto è chiaro che il tecnico deve avere da parte sua già ben chiaro in testa che il tipo di modulo che deve fare. Cioè, Malesani deve sapere come intende impostare la squadra. Dopodiché è chiaro che guardando l'allenamento in funzione del modulo che lui ci fa, abbiamo un allenatore, quindi lo potrà dire mo lui molto meglio di me. È chiaro che una volta che tu hai chiaro con gli uomini che hai a disposizione il tipo di gioco che devi fare, a quel punto scegli gli interpreti migliori. Questa per me è una squadra che fa, la butto lì, perché lo dico da un paio di giorni. Questa è una squadra che col mercato che ha fatto, adesso secondo me può fare ragionevolmente la difesa a 4, perché adesso ha Nelson e Dossena sugli esterni che possono garantire maggiore copertura, ha tre centrocampisti con Faurlin e due mediani che possono garantire un centrocampo sia ermetico che creativo e davanti, avendo 3 posti, può ruotare 2 mezze punte con Boselli davanti o anche con lo stesso Miccoli per cercare di far male, perché il problema di questa squadra è che non fa male agli altri. Io prendo al volo l'assist che fa Carlo e sono d'accordo con lui. Tu chiedevi a lui prima se si crede nella salvezza. Io sono convinto che indipendentemente dal fatto che sia probabile, improbabile, certa, incerta, abbiamo fatto 3 vittorie in 24 partite, ne dovremmo fare 6 nelle restanti 12, quindi i numeri sono contro di noi. Il problema è che io vedo in giro, al di là dell'avversione verso Zamparini, i tifosi sono liberi, tra l'altro i tifosi di Palermo sono di una civiltà unica, non hanno mai fatto nulla di disdicevole, quindi fermo restando che ciascuno è libero di contestare come meglio crede, sempre nell'ambito della civiltà, perché se uno è scontento ed è giusto che lo manifesti. Quello che mi fa paura in questo momento è che io vedo gente che si è arresa il 10 di febbraio. Cioè, non importa se sia probabile o improbabile, io credo che il pubblico ci debba credere sempre e ci debba credere per forza, perché ripeto, se noi non perdiamo soltanto la Serie A. Se andiamo allo stadio, se no significherebbe che io non faccio la radiocronaca. Io ieri ne parlavo alla trasmissione dell'amico Carlo Cangemi a tifosi. Ha telefonato un tifoso dicendo: ma non l'avete capito che siamo già retrocessi? È tutto inutile. Anche io ho guardato Carlo Cangemi e ho detto: beh, chiudiamo la trasmissione. Io non faccio più la radiocronaca, chiudiamo lo stadio Barbera. Cioè, è questo quello che i tifosi non devono Ma quelli fare. non sono tifosi. Non devono. Sì, ovviamente, tra No, virgolette. è Non pubblico. devono smettere Neanche di credere, sportivi. non devono smettere di crederci, perché noi addetti ai lavori, io figurati, ogni radiocronaca per me, io do la vita, perché per me possiamo ricominciare a vincere. Io sono uno che quando si mette la cuffia in testa pensa che faremo 12 vittorie consecutive. Sono pazzo, però io la faccio. Se non avessi questo spirito, io non potrei lavorare. Ed è credo lo spirito che l'avrei se facessi il semplice tifoso, ed è lo spirito che secondo me bisogna avere. Perché, ribadisco, se no si perde più che la Serie Ma è questa A. mentalità che c'è attorno Esatto. di super Si perde lo presunzione. spirito. Ecco, in effetti io l'avevo Capisci? già detto con Giuseppe D'Agostino Poi un'altra puntata. rimarremo a Soprattutto lui fa un 18 lavoro punti. difficilissimo nel radiocronaco col Palermo di Esatto, quest'anno. rimarremo a 18 punti. No, lo dirai.
A maggio guarderemo la, ci toglieremo la benda dagli occhi, guarderemo la classifica, se saremo terzultimi, penultimi o ultimi, andremo tutti in Serie B. Ma come diceva ieri sera l'amico Carlo Cangiani, retrocederemo tutti, la società, i tifosi, i giornalisti, gli addetti ai lavori. Ma lo faremo in letizia, nel senso che ci asciugheremo la lacrimuccia e cercheremo di ricominciare e di ripartire, come ha fatto la Sampdoria, e adesso vediamo che squadra che è. Margherita, domande per i nostri ospiti? Sì, volevo dire che comunque in passato la squadra ha palesato, diciamo, difficoltà nel reagire nei gol subiti, invece abbiamo visto comunque la scorsa domenica che dopo il gol di Bernason comunque il Palermo ha iniziato a giocare. Quindi possiamo dire che comunque questa è la nota più lieta, certo, un'inversione della partita? Speriamo che questo sia, ora, al di là di quello che diceva Carlo, i quattro gol di Sorrentino, l'amico Corini, dico, se da questo nasce la prima vittoria in trasferta, dico, siamo tutti felici. Psicologicamente comunque penso che questo Palermo in questo momento possa ripartire appunto da questa... da questo pareggio, perché è una microconvinzione, purtroppo al di là di quello non si può andare in questo momento, quindi bisogna farsi forza anche di queste cose. Esatto. Volevo chiedere, l'altra volta comunque era molto palese la tensione che c'era in un possibile errore durante la partita, cioè i giocatori non è che giocavano in modo molto spontaneo e naturale, diciamo, cioè, ogni passo era proprio un temere continuamente. Più che altro perché loro comunque in questo momento sentono molto il peso di dover vincere necessariamente quelle gare, e sanno che devono vincerle tutte, non ne possono sbagliare nemmeno una. E quanto questo stato mentale influisce sulla condizione di gioco e sul risultato? Penso che sia tantissimo, proprio il massimo che possa pesare. Esatto. Però l'intervento, per esempio, l'innesto di Sorrentino, secondo me è stata una cosa, forse l'acquisto più importante, più migliore in senso assoluto. Certo. Si vede la differenza anche quando c'è il micro errore, che c'è, diciamo, la cazziata, giusto? comunque l'ha fatta, e comunque è successo questa domenica, grandi recuperi di centrocampisti e mezzali che perdono la palla e vanno a recuperare. Quindi comunque secondo me la squadra c'è, lo dico nonostante purtroppo anche Bergamo, anche con l'Atalanta, perché l'Atalanta è stata un caso. Contropiede, gol, è finita là la partita, chiaramente. Però dico, secondo me la squadra ce la può fare. Dico, gli innesti di Aronica ed Essena, diciamo, lo stesso Sorrentina, e anche Forlini, che io non capisco come non abbia giocato domenica, perché l'unica fantasia al centrocampo era, tra l'altro, in assenza di Mitrovic, ha giocato, che tira le punizioni, ha giocato a pallone, si è presentato, penso, in maniera egregia. Non capisco, io continuo a non capire, Barreto in una posizione dove purtroppo, bravissimo, fortissimo, però i piedi sono quelli. Bravissimo. Era come mettere Cotroneo dietro le punte. Perché doveva fare anche... Dico Cotroneo così qualcuno si ricorda. Perché doveva fare anche il lavoro di Donati, poveraccio. Non, sì. E poi Donati che passeggia. Sì. Una domanda, cioè... Secondo me è giusto continuare a puntare su Donati quando per esempio c'è un Forlin in panchina? Donati non deve giocare da... Come è che non l'hanno venduto, svenduto? Magari al Bari stesso? Svenduto. Tornato al Bari? Basta. Non so, ma tra l'altro Malesani gli aveva restituito... 7 punti, 8 punti, 9 punti, uno che il calciatore che ha 20 anni che gioca a pallone, che comunque la sua storia dice tutto. Dove è andato, è tornato, l'hanno rigettato, l'abbiamo ripreso. Eppure, l'anno scorso, allora io per carità, l'anno scorso ha giocato. Ecco, non voglio fare l'avvocato difensore di Donati, però quando è arrivato Donati l'anno scorso, tutti diciamo abbiamo. Ha passato parte della stagione sacrificandosi a fare il difensore centrale, lo ha fatto anche lì. Però dico, lo hanno restituito al suo ruolo elettivo, che è quello di centrocampista centrale. Io quando finalmente Donati fa il playmaker, mi aspettavo che Donati non ha fatto una verticalizzazione, ne ha fatta una e ha messo l'uomo davanti alla porta. Avrà capito che ne devi fare più. Ha detto bene. Sentiamo l'amico che giocava in Scozia nel Celtic, faceva inizialmente, ha fatto un campionato spettacolare, poi è andato a finire nel retroscena della squadra, non ha più giocato perché non è stato. C'era da Sara che voleva aggiungere una. Sì, io credo proprio che questo ragazzo non aveva voglia di restare a Palermo. È rimasto solamente per coprire quel ruolo da difensore centrale, perché sappiamo che non è arrivato Vittoria.
Ed è rimasto veramente come ruota di scorta a Palermo, perché lui in realtà era già vicino a Bergamo, Ventura da Torino l'aveva cercato, quindi questo ragazzo aveva già la mente altrove. È rimasto qui a Palermo e ovviamente adesso non ha tanto la voglia, quindi io non punterei assolutamente su Donati, perché non mi sembra proprio sia una persona su cui puntare, perché non può dare niente a questo Palermo. Bene, Rosanello si nasce, lo abbiamo ammazzato. Carlo, piuttosto invece abbiamo sentito lo Monaco dire che se il Palermo in teoria dovesse andare in Serie A, per esempio, cioè lui si assume in Serie B, si assume lui tutte le responsabilità, perché se lui va in Serie B vuol dire che è colpa sua. Tu sei d'accordo oppure no? In quanto c'entra lo Monaco, un Gasperini in tutto diciamo ciò? Che la percentuale di questa eventuale, speriamo mai, retrocessione è purtroppo naturalmente del Presidente, penso al 60%, perché è giusto che quello che ognuno, ripeto, è libero o hai di agire cioè in maniera, diciamo, consona, no? Comunque secondo le proprie aspettative. Lo Monaco c'è il suo 20%, ma il suo 30% ce l'ha anche Perinetti, perché comunque disponibilità non disponibilità economica, Perinetti, diciamo, in altri tempi con meno soldi aveva fatto meglio. Bene, e allora vi fermo perché adesso entriamo in un argomento un po' scivoloso. Chiamo come se questi non lo fossero. No, no, perché ancora più scivoloso. No, allora, ti dico, nel senso che avendo sentito le dichiarazioni di Rios oggi in conferenza stampa, abbiamo estrapolato alcuni minuti, sì, però non ha parlato, ecco, noi abbiamo messo la parte che parlava di Lo Monaco perché ho sentito delle cose che io non sapevo, sì, e quindi nemmeno sono, io ecco, sono cioè? Ci sono rimorsi, ora li sentiamo. E allora, intanto anche le dichiarazioni di ieri di Lo Monaco a Sport Italia della vicenda Brienza. Tu hai capito, sei riuscito a capire qual è la verità? Io sono convinto che Brienza ha detto la verità, che voleva restare a Palermo. Ieri invece Lo Monaco a Sport Italia ha detto Brienza è un paraculo, perché lui aveva chiesto di andare a Bergamo perché ci facevano il contratto della vita. Io ti dico la sincera verità, però non solo il fatto noi ci conosciamo da molti anni, tu sai bene che io sono un uomo di campo, cioè io di mercato e di tutto quello che ci sta attorno me ne sono sempre occupato poco e nulla, perché tra l'altro non ho mai avuto né la possibilità di scrivere sul mercato, anche che a me il mercato tecnicamente veramente non interessa, non lo considero neanche calcio, è altra neanche, cosa. Neanche il giornalismo. No, vabbè, quello, i colleghi, devono raccontare. Ovviamente i colleghi hanno il dovere di raccontare perché i tifosi hanno voglia di informare, ed è giusto che sia così. Quindi diciamo non ti so proprio rispondere, cioè io posso risponderti per quello che leggo, prendendo ovviamente le parole dalla bocca dalla quale vengono. È chiaro che Brienza dice la sua, Lo Monaco dice la sua, stesso discorso vale per Rios. Se ora è vero che Rios, e non ho motivo di non crederci, era costretto a cambiarsi addirittura in un altro spogliatoio, lui ha raccontato cose di questo tipo, era stato messo ai margini della squadra, dico, secondo me questi sono fatti di una gravità estrema, perché che un giocatore della rosa, tra l'altro dico, non stiamo parlando di un primavera o stiamo parlando di un nazionale uruguagio, quindi dico di una delle nazionali più in vista del pianeta, titolare fisso, insomma, un giocatore che ha delle esperienze internazionali notevoli, che ha vinto una Coppa America, quindi non è che stiamo parlando del primo arrivato o dell'ultimo arrivato, stiamo parlando di un giocatore importante anche dal punto di vista del carisma, agli occhi anche di uno spogliatoio. Ora, se questo è vero, dico, questa è una cosa, la verità vera la sanno Rios, Lo Monaco e i ragazzi dello spogliatoio, e penso anche il Presidente. Se non lo vedevano. Che se... È logico che questo, se io lo dovessi giudicare con l'occhio di colui il quale guarda da fuori, diciamo, getta un'ombra abbastanza oscura, abbastanza fosca su quello che stava succedendo in quello spogliatoio. E se posso essere sincero, qui svesto i panni del giornalista per vestire quelli del mio vero lavoro, che è quello dell'insegnante. Se quando io entro in una classe prendo un ragazzo e lo butto fuori e non gli faccio assistere alle mie lezioni, o comunque lo emargino e non lo faccio, per definizione, per mia scelta, non lo considero parte del gruppo classe, significa che io probabilmente sto sbagliando qualche cosa. Quindi, sai, è una faccenda molto 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 delicata, ma indiscutibilmente spiega anche il perché
in campo poi la squadra facesse percepire una certa tensione, che non era soltanto quella, diceva giustamente bene Sara prima, il dover vincere a tutti i costi, era proprio un malessere. Se l'avvento di Malesani e di Perinetti, lasciando perdere il fatto tecnico, riesce a togliere questo malessere, che ben venga, perché era una squadra che probabilmente non riusciva a raggiungere dei risultati, non solo per un fatto tecnico, ma anche probabilmente per un fatto mentale, e a questo punto devo pensare per un fatto anche emotivo, che naturalmente la domenica in campo ha il suo peso. Questo, ripeto, indipendentemente dalla responsabilità dei protagonisti che io non conosco. Va bene, ti fermo, no, ti fermo perché sentiamo il Rios e poi abbiamo... No, perché devo dire che a Catania, qualche amico, diciamo, bene o male, ce l'abbiamo tutti. Nessuno ha mai parlato benissimo della persona, attenzione, perché poi... Però dico, il fatto di Brenz, aggiungo, il fatto di Brenz e il fatto di Rios, che tra poco sentiremo, non è un fatto isolato, perché poi ho saputo, ecco, di multe esagerate a giocatori del Palermo, cioè, comunque, probabilmente allo stesso capitano, quindi c'era un'area, cioè, pesante. Zamparini forse ha dato troppa... Probabilmente, probabilmente. Sentiamo Rios, sentiamo Rios, è stato ovviamente, c'era l'interprete perché è un ruaggio, giusto, perfetto. Rosa Nero si nasce. Bueno, in principio in 3 anni di carriera non mi era mai successo nulla del genere, e in particolare quello che è successo con l'ex direttore è stato un evento abbastanza duro per me e per la mia famiglia, che non ci siamo sentiti per nulla appoggiati. Io ne ho parlato con il mio rappresentante legale, e ciò che è successo è che io mi trovavo in Messico, non in Uruguay, e in Messico sono rimasto per le vacanze. E, abbiamo parlato col presidente del fatto che non sarei riuscito ad arrivare in tempo, abbiamo parlato anche con l'allenatore, ma evidentemente in quel momento non ci siamo capiti. E l'uscita, la mia uscita era voluta dall'ex direttore. In realtà non ho una spiegazione, non riesco a capire, perché con l'ex direttore non ho mai avuto un diverbio verbale di alcun tipo, abbiamo avuto modo di parlare di persona forse una volta, ma non c'è stata nessuna discussione particolare. Quando sono arrivato e c'era Perinetti, il rapporto era assolutamente piacevole e gioioso, era un piacere venire a giocare, gli allenamenti e tutto. E poi è arrivato da Monaco, qualcosa è cambiato, ma in realtà non so darvi una spiegazione, perché non è successo mai nulla di particolare. Poi quando sono rientrato nel Palermo mi sono ritrovato separato da praticamente tutti i miei giocatori. Mi sono ritrovato persino in spogliatoio a dover utilizzare un altro spogliatoio rispetto a quello degli altri giocatori. E ho saputo che ho chiesto espressamente, mi è stato detto che questa scelta era stata una scelta di Rio Monaco, e a quel punto ho capito che probabilmente era meglio in qualche modo non polemizzare, tant'è che non ho rilasciato interviste anche ad una stampa dell'Uruguay che mi aveva richiesto un'intervista. Ho preferito non rilasciarla perché temevo che, diciamo, potessi essere multato per esprimere la mia opinione in merito a quello che stava accadendo. Sì, mi tenevano separato in pratica durante la settimana, però poi in realtà giocavo con i giocatori, quindi sembrava più un capriccio. Zamparini, fin da quando sono arrivato, mi ha sempre appoggiato, abbiamo avuto modo di parlare non troppe volte, ma il contratto l'abbiamo firmato a Manchester e in quell'occasione c'era anche Perinetti, e Zamparini ha sempre appoggiato sia me che il resto che tutti i giocatori del Palermo, li conosce a tutti personalmente e tende ad appoggiarci tutti quanti, me compreso. E quello che è successo poi con Lo Monaco non ha nulla a che vedere con l'atteggiamento di Zamparini, che invece mi ha sempre appoggiato. Sì, sicuramente il fatto di avere magari più esperienza rispetto ad altri giocatori fa sì che la mia esperienza possa essere apportata al gruppo, ma questo vale per me come per tutti i giocatori di più esperienza. È chiaro che avendo più esperienza sia quando sono sul campo che quando non posso essere sul campo,
cerco di contribuire ad ogni modo sostenendo i compagni. E di certo il fatto che adesso ci sia nuovamente un'atmosfera più rilassata e più piacevole anche nello spogliatoio fa sì che tutta la squadra ne possa gioire e ne possa fruire in modo positivo. Sono convinto che questa squadra sia fatta di giocatori di qualità e sono convinto che impegnandoci possiamo farcela, ci stiamo impegnando per questo, ci stiamo impegnando per andare avanti con successo. Io credo che in questo momento, che comunque è un momento difficile, sia importante l'apporto di tutti, l'apporto dei miei compagni di giochi più giovani che vanno sempre costantemente incoraggiati e così come anche di quelli con più esperienza che ne hanno anch'essi bisogno. E in questo senso forse tutta la squadra avrebbe bisogno di un po' di maggior sostegno e di incoraggiamento da parte dei tifosi, da parte dello staff tecnico, da parte dello staff direttivo. E io sono convinto che avendo già vissuto anche esperienze di questo tipo in altre squadre, cioè in momenti difficili in altre squadre, e sono convinto che possiamo farcela, possiamo lavorare bene. Rosa Nero si nasce. Carlo Valenti ha ascoltato le dichiarazioni di Rios. Se qualcuno ti avesse raccontato, ci avresti creduto o no? Ah, ti dico la verità, io dicevo, mentre c'era l'intervista parlavo con lui che è un mister, quindi un nuovo di spogliatoio, non lo sono io. Però secondo me, senza ascoltare questa intervista, il male del Palermo è chiaramente un male da spogliatoio e da gruppetto, non gruppetto, da gestione di esseri umani, perché non è mai stata proprio così scarsa, secondo me, tecnicamente, da non fare neanche un tiro in porta questa squadra. Quindi comunque il male, lo diceva poco fa Beppe, secondo me è interiore di personaggi, magari, cioè io vedo, secondo me la differenza abissale ci può essere tra Miccichè, vicepresidente, e come si chiama? L'omologo. Dico, sono due personaggi completamente opposti, completamente, forse tu mi darai torto ragione, due persone totalmente diverse. Poi questa cosa secondo me è un mezzo scandalo, nel senso che io non penso, io non, spero che non sia vero quello che ha detto il giocatore, perché se è vera questa cosa, cioè, non è inutile che stiamo qui a parlare di calcio, ma parliamo... Parliamo di non lo so, di Sara Castellana in più e meno di quello che hai sentito, allora, cosa che idea ti sei fatta? Allora, in realtà io queste cose le avevo già un po' sentite per quanto riguarda appunto l'esclusione dallo spogliatoio. Posso dire che dobbiamo un po' parlare di come sono andati i fatti e delle tempistiche, perché allora Rios prima del mercato, quando si è cominciato a parlare di mercato di gennaio, doveva probabilmente andare via perché aveva dei problemi, perché più che la moglie, la compagna aveva dei problemi col permesso di soggiorno, quindi molto probabilmente Rios sarebbe andato via. Poi ricordiamo che c'è stata la pausa di Natale. I ragazzi, tutti i ragazzi sono ritornati il 28 dicembre, sono ritornati ad allenarsi e Rios effettivamente non si è presentato per altri 9 giorni, quindi ha ritardato a ritornare in Italia per 9 giorni perché si trovava lui in Messico. Ora, il problema dove sta? Che sicuramente io non condivido il modo di Lo Monaco di escluderlo, perché metterlo da parte non è sicuramente un buon metodo, però questo forse è sicuramente... Un modo sbagliato, ma per una punizione al ragazzo, perché effettivamente i suoi compagni già da 9 giorni si stavano allenando e non hanno fatto il capodanno insieme alla fidanzata e non hanno postato le foto su Twitter molto divertendosi a farlo, ecco. Quindi che dire, sicuramente i modi Lo Monaco magari non piacciono e penso che proprio il fatto che lui sia andato via dipenda anche dal fatto che all'interno dello spogliatoio veniva sofferto, cioè i ragazzi lo soffrivano un po', perché non amavano molto i suoi modi, la sua rigidità. Però la carta canta, perché voglio dire, tutte le squadre di Lo Monaco con questi metodi comunque hanno sempre fatto bene, quindi a questo punto evidentemente bastonare ogni tanto i calciatori fa anche bene. Bene, professore D'Agostino in questo caso. No, ma io, diciamo, io qui rivesto i panni del giornalista. Rios per 9 giorni è mancato, ma un comunicato stampa della società noi non l'abbiamo letto.
Mi sembra bizzarro che una società non dica che un suo tesserato per 9 giorni non rientra. Mi fermo qua. Scusate, fatto sta che oltretutto, oltre a questo episodio, anche quando è andato via Gasperini non è stato neanche ringraziato. Non è stato neanche ringraziato. Quindi effettivamente da parte della società qualche... Dico, io lo sto... Cioè, per carità, ripeto, i problemi della moglie di Rio, ripeto, io sono tutte cose di cui non leggo, non so. Infatti però posso dire una cosa? Dimmi, cioè, già la moglie di Rio, se da un bel po' di tempo, abita a Palermo regolarmente con un permesso di soggiorno. Sì, il fatto che la sua moglie non potesse avere il permesso di soggiorno era solamente una scusante da parte di Lo Monaco per non far rimanere Rio. Tutto qua era la verità. Non la sapremo mai. Io sono rimasto. Andiamo avanti. Una cosa è vera: assolutamente, che se io devo punire un calciatore, non lo metto fuori squadra. Io devo lo stipendio. E chi lo pago per giocare? Comunque, non stiamo parlando del ragazzino. Sì, allora ti allenti 10 volte in più se devi punire il calciatore uomo e sportivo. Questo è un metodo molto personale. C'è anche un non mi accavallate, altrimenti no. C'è anche un obbligo, perdonatemi, di chiarezza, perché a questo punto il tifoso davanti allo schermo si fa la stessa domanda che stiamo facendo noi. Ok, e dopo tutta questa confusione, la verità qual è? Qual è? Quindi anche nei riguardi, nel rispetto dei tifosi che vanno a pagare il biglietto e che guardano i giocatori giocare, io credo che sia doveroso fare veramente chiarezza fino in fondo su questo episodio, anche perché voglio dire... Andando proprio buttando la terra a terra, mi pare che Rios domenica non abbia giocato maluccio. Quindi voglio dire, il ragazzo ha ancora qualche cosa da dare e ha ancora qualcosa da dire. Non tira mai la gamba. Non tira mai dietro la gamba. E poi tra l'altro non mi sembra uno che abbia mollato diversamente da altri. Passeggi. Poi esatto. Magari mi direte... Allora ci stiamo dando le risposte da no, mi darete... No, io osservo fatti, quelli che posso osservare con i miei occhi. Quelli di cui purtroppo non sono a conoscenza, per onestà intellettuale, non li commento. Sappiamo che comunque l'unica cosa che sappiamo è che Perinetti è sicuramente una persona molto più mite di Lo Monaco. Quindi chi lo sa, sicuramente alla squadra fa comodo una persona come Perinetti che non si infila troppo nello spogliatoio. È un uomo oltretutto che, come dicevano i calciatori, parla molto con i calciatori, chiede comunque se le cose vanno bene, se non vanno bene, quindi... La sua persona sicuramente può essere d'aiuto in questo momento. Lo Monaco effettivamente in questo periodo qui era un po' scomodo. Carlo? Meglio un saggio o un esagitato? Io se è tornato alla sanità lo vedremo al termine della partita. Penso che Chievo Verona Palermo. Dipende soltanto dai calciatori in questo momento, non dipende né se c'è Perinetti, se c'è Carlo Valenti, se c'è Beppe. È difficile. La squadra, grandi calciatori. Bravo Carlo. Noi possiamo parlare di tutte queste verissimo. Così, ma in campo ci vado io e non ci va sicuramente Perinetti né Zampanini né nessuno. Quindi comunque se decidono, ecco, comunque la cosa più importante che noi forse oggi non abbiamo neanche detto, il ruolo forse più importante oggi è di Miccoli, essere umano più anziano, no? Più che ha più esperienza, che uno che non dovrebbe mai scendere con la squadra, forse non è mai retrocesso nella sua vita. Quindi comunque secondo me la chiave di lettura è Miccoli in campo o in panchina, purtroppo questo lo facciamo mai di retro, non è che possiamo discutere o giudicare Miccoli, però Miccoli è importante. Ci aggrappiamo allora a Miccoli, adesso c'è Sorrentino, ci sono delle persone, anche lo stesso Aroni che per fortuna, anzi finalmente è riuscito a vestire la maglia del Palermo, secondo me sono dei 3-4 personaggi che... Cioè, ci sono dei punti di riferimento. Che si vede che è di un'altra categoria. Verissimo. Dossena che ha fatto la Champions, von Bergen che comunque... E anche il ministro della difesa che purtroppo è incappato in 2-3 cose, ma Garcia è l'unico calciatore che corre 90 minuti e che non toglie... Con che le parole, diciamo, come dicevate prima, servono a poco, adesso ci vogliono le risposte, esatto. Le risposte al campo. Dico, bene, lasciamo per un attimo... A prescindere dall'eventuale modulo, se non si tira in porta, il modulo c'entra, penso... Esatto. E allora, lasciamo per un attimo il Palermo, ci torneremo nel finale di trasmissione, adesso con Piero Calega, allenatore dell'Olimpia Borgetto, parliamo di questa realtà, già lo abbiamo fatto in diverse occasioni, lo abbiamo fatto di nuovo perché abbiamo le riprese di questo derby per la prima volta storico nella società giovanile. L'Olimpia Borgetto ha affrontato la Libertas. Tra l'altro una partita giovanile il sabato scorso, c'era tanta gente
al campo di Borgetti. Allora, è stato entusiasmante anche l'andamento della partita. Perdevate 1-0, poi il recupero e avete vinto 2-1. Sì, la gara è stata bella, anche perché la Libertas Borgetto era... Ecco, stiamo vedendo intanto le immagini. È prima in classifica, continua a esserlo malgrado la sconfitta. Noi siamo partiti male in questo campionato e poi magari ci siamo un po', come dire, assestati a livello tattico perché mancavano degli elementi che poi alla fine... ci hanno dato facciamo vedere le immagini perché ci sono montati pure i gol e le azioni mancate, quindi continuiamo con le immagini. E perciò stavo dicendo che la squadra bene o male stava facendo, si è un po' assestata, come si vede dalle immagini. La partita è stata giocata dalla nostra squadretta, ci sono dei buoni elementi che per me possono essere anche valorizzati dei ragazzi che potrebbero anche benissimo essere presi in considerazione da qualche società più blasonata. Io lo scopo mio è questo, cercare di valorizzare questi ragazzi. Ormai il settore giovanile è dettato solo per questo fine. Ecco, un giudizio sulla stagione, su questo momento della stagione? Quali obiettivi ci possono essere per l'Olimpia? Io mi auguro che si possa riuscire a vincere il campionato, perché siamo lì. Da quello che io ho intravisto come avversari in questo girone provinciale, non è che ci siano grandi avversari. Noi le squadre più grosse le abbiamo messe sotto. Le abbiamo prese nella prima giornata dal Terrasini, City Terrasini mi pare che si chiama questa società, perché c'erano delle grosse assenze. Ora si vedrà la prossima gara, che la incontriamo di nuovo, incomincia il girone di ritorno, e staremo a vedere un po' quello che sarà il risvolto della medaglia di questo campionato. Senti, però c'è grande entusiasmo, però, al di là del derby, che è stato bello perché c'erano molti genitori e quindi gran confusione, anche nell'Olimpia e anche nella Libertas, c'è grande entusiasmo, anche la rivalità tra le due squadre fa bene, secondo me. Sì, c'è stata una sana rivalità. Sì, verissimo. Siamo stati bene in campo, e durante la gara c'è stato un puro agonismo. La Libertas ha cercato in tutti i modi di intralciare il nostro modo di giocare, perché io e i miei ragazzi gli ho insegnato a giocare al calcio a prescindere dal risultato. Per me è importante che loro mettano palla a terra e che facciano le giuste trame di gioco che io gli impartisco durante l'allenamento. Se poi il risultato viene, che tanto di guadagnato, se non viene non ne facciamo un dramma. Ecco, intanto cogliamo l'occasione per salutare Vincenzo Lagano, che è il presidente dell'Olimpia Borgetto, un amico di Rosanero Sinasce, e sta lavorando tantissimo, ecco, per questa società. Sì, è vero, Vincenzo diciamo è l'anima di questa società, è colui che dà tutto, cerca di coadiuvare e di collegare sia scuola calcio e ora... da quest'anno con il mio apporto di queste due squadrette allievi e giovanissime, e lui si è preso di grande entusiasmo e ha grandi progetti e grandi propositi per il futuro. Quindi il progetto si possono fare progetti ambiziosi con i giovani? Perché no? I progetti ambiziosi sono quelli che ti ho detto io, sono quelli di portarli avanti per cercare di valorizzarli. E domani potrò dire: io ho allenato Tizio, Caio, e adesso magari gioca, che sono nel Trapani, o magari gioca nel Palermo. Questo è l'orgoglio nostro, è questo. Ecco, Piero, abbiamo visto che sono divertiti i ragazzi a rivedere le azioni più importanti della partita. Vogliamo presentarli? Presentatevi a uno, così, visto che siete è una piccola rappresentanza. Probabilmente in questa squadra, ahimè, ci sono i juventini, perché sono rimasti a casa, secondo me, a vedere la partita. Allora, presentatevi uno per uno. Iniziamo col microfono da lì. E il ruolo Cucinella. Pure. Nome, cognome, anno di nascita, pure età e ruolo. Vito Cucinella, difensore, anno 1998.
Perfetto, passiamo il microfono. Cristian Bottaro, seconda punta, 98, 11-19 da 98. Perfetto, tu? Francesco Logaglio, difensore, 1998. Sì. Diteci l'età perché fai il 14 conto. Anni, 14. 14. Geracigino, centrocampista, 14 anni. Ecco, facciamo un applauso a questi ragazzi. Piero, probabilmente ci sono molti juventini, perché dovevano venire molti, invece sono una piccola rappresentanza. Sì, io dico che tu hai pienamente azzeccato la situazione. Purtroppo. Perché la partita della Juve è stata proprio... E allora ti invito a non farli giocare più per una partita. Sì, hai perfettamente ragione, anche perché io juventino non lo sono, lo dico proprio. Tu sei interista, lo so. Sì. Di male in sì, peggio, sì, eh? Sì, sì. Qua in questo studio vedi i colori. Quindi... Ma l'abbiamo venduto. Ti sei divertito, Giuseppe, a vedere? Sì, sì, no, ma io ripeto, calcio, esatto, detto bene Carlo, io credo che sia importante, lo sport è comunque un momento di aggregazione per i ragazzi fondamentale quando viene vissuto, ora certo c'era la tensione, il derby, i genitori e tutto, ho visto anche delle esultanze particolarmente, forse un po' anche esagerate, però è importante, diceva prima il mister molto bene, è importante che questi ragazzi crescano senza pressioni. La cosa peggiore che può succedere è che questi ragazzi crescano con l'assillo di dover diventare per forza qualcuno, di diventare per forza dei campioni. Io lo vedo con mia figlia che fa scuola tennis ed è a 10 anni alle soglie dell'agonistica. Per me la bambina deve solo divertirsi. Cioè a me non interessa che uno non deve diventare per forza un campione. Lo sport è qualcosa che aiuta a diventare migliori, non migliori degli altri, nel senso che si vince, si diventa più forti o quant'altro. Migliori nei riguardi di noi stessi, nel nostro modo di vivere, anche perché la vita va vissuta con agonismo e con passione. Sono due valori che lo sport trasmette sempre e comunque, quando è vissuto ovviamente con lealtà e con correttezza. E secondo me questi ragazzi devono assolutamente, qualunque tipo, loro fanno calcio, ma qualunque tipo di sport, anche sport di squadra, è importante che crescano pensando proprio che questo è un momento di grande crescita e di grande maturazione individuale, sia come individui che come gruppo, certo, e come attitudine a stare in un gruppo. Lo sport deve aiutare in questo i giovani, e ogni squadra giovanile, ogni persona come il mister che spende il suo tempo con grande passione e senza ritorni, grandi ritorni economici dei grandi palcoscenici per fare crescere i ragazzi, merita tutto il nostro applauso. Piero Galeca, prossimo impegno? Terrasini. Ah, perché sì, incomincia il girone di ritorno e incontriamo la squadra che è la prima sconfitta della mia gestione, è stata quella che ci ha un po' condizionato tutto il campionato, perché ci ritroviamo secondi a 3 punti dalla prima per questa sconfitta che si è verificata. Senti, dicevamo la scorsa volta col presidente che ci sono numeri importanti in questa società che continua a crescere rispetto al passato, anche se è da poco tempo che diciamo ha iniziato l'attività all'Olimpia, no? Sì, io ho visto che non seguo molto attivamente la scuola calcio, ma ho, per le poche volte che magari anticipo la seduta di allenamento con i giovanissimi e gli allievi, il campo è di Borgetta è pieno di ragazzini piccoli, incominciando dai 5, 6, 7 anni, e con diverse fasce e diversi istruttori che si dividono per fasce d'età questi ragazzi e vedo che è una realtà che va sempre crescendo. Ora da questa cosa aggiungerò anche i miei ragazzi che attualmente si allenano alla piscina Contrada Principe, quindi faremo un'unica cosa. Bene, Piero. Il campo in erba sintetico. Campo è perfetto. Sì, 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 ho visto che gli impianti funzionano. Pure le riprese vengono. No, nel senso che è chiaro che certo, i ragazzi si avvicinano a un campo. Sì. Con la C maiuscola piuttosto che. Sì, verissimo. Sì, verissimo, è vero. Piero, in bocca al lupo e buon lavoro con la società. Margherita, abbiamo una domanda per la nostra Sara Castellana. Parliamo di prossimo futuro, sì. Palermo, ritorniamo al Palermo. Quanto sarà importante il ritorno sia di Ricic che di Miccoli? Credo che sia fondamentale, perché sono
gli unici due che possono dare veramente una scossa a questo Palermo, perché c'è tanta qualità in loro e quindi veramente devono tutti i tifosi, la squadra stessa deve mettersi nelle mani di Fabrizio Miccoli e di Ilicic, perché da loro possono nascere le giocate vincenti. Anche una singola punizione Fabrizio Miccoli può rivoluzionare una partita e mettere a segno quei punti che tanto ci servono. Ecco, non vedevo un primo piano fatto dal nostro operatore, chissà da quanto tempo. Si parte da Chiesara, Castellana e Di Borgetto, il nostro operatore stavo pensando, ecco, ecco un primo piano, complimenti. Bravo, bravo. Sara, sì. Sara, ovviamente il primo piano se lo merita sempre. Mi ha fatto anche piacere vedere quel campo lì, perché io sono cresciuta in quel campo. E però non era in quelle condizioni. Non era in erba sintetica, però sono cresciuta veramente lì. Perché mio padre, non so se ricordate, era presidente della squadra. Certo. Quindi io veramente 3-4 anni ero lì che giocavo. E forse non tutti sanno che eri pure danzatrice. Comunque, ne parliamo un'altra volta. Giuseppe D'Agostino, domenica col Chievo, diceva Margherita, potrebbero rientrare Ilicic e Miccoli, allora quanto è importante? Ne parlavamo prima, io dopo aver visto Fabbrini domenica, Fabbrini, Ilicic e Miccoli a questo punto potrebbe rappresentare l'attacco Chiabistello, ma anche voglio dire con lo stesso Boselli come punta centrale, quindi Ilicic, Miccoli, Boselli potrebbe essere anche un'alternativa. Quindi ripeto, finalmente il Palermo lì davanti ha uomini e qualità, Malesani ha la possibilità di potersi giostrare gli uomini come meglio crede, anche voglio dire non necessariamente per azzeccare il terzetto d'attacco, perché secondo me a questo punto è un Palermo che deve andare con le tre punte, questo è poco ma tondo, almeno secondo me, perché ormai non abbiamo più nulla da perdere, dobbiamo scendere in campo per vincere e gli avversari devono avere paura di noi, quantomeno devono cercare di capire come affrontare un Palermo che quando attacca è a fame e possesso di palla agli uomini per poter far male alle difese. Speriamo che cambi modulo in questo senso. Quello che ha detto Zamparini nell'ultima conferenza stampa dicendo restiamo uniti, abbiamo l'80% della possibilità di vincere e di rimanere comunque in Serie A. Io come ho detto all'inizio di percentuali non ne farei, perché se guardiamo i numeri alle nostre utopie direi che quell'80 scende al 20. Secondo me i numeri sono l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare. Questo è il classico momento in cui il Palermo deve giocare partita per partita, guardare di purtroppo le altre partite. Esatto, con un occhio quello che fanno Genoa e Cagliari, che penso siano le squadre che il Palermo deve guardare, perché dalla Sampdoria in su credo che comunque siano squadre che abbiano spiccato il volo e non credo proprio che abbiano pericolo di retrocedere. Io credo che la retrocessione ormai sia un discorso a 5. Siena, Pescara, Palermo, Cagliari e Genoa. Secondo me, quindi è chiaro che il Palermo deve guardare queste quattro squadre e deve cercare di vincere il più possibile. E l'avversario di queste squadre. Esattamente, deve provare quanto più possibile a trovare anche uno spirito di corpo importante che sembra essere mancato e sul quale secondo me Malesani dovrà lavorare, ma finalmente il Palermo a ranghi completi e con i nuovi innesti è una squadra che può giocare questo mini torneo, queste 12 partite che mancano. Queste 14 partite che mancano le deve giocare veramente come non ha ancora mai giocato, con lo spirito di una squadra che deve ripartire da zero, fare più punti possibile, possibilmente senza cercare di pensare troppo magari all'estetica del gioco, ma pensare materialmente proprio a buttare il pallone avanti concreto, a fare ed essere il più concreti possibile. Bene, io lo sapete, l'ho sempre detto, sono zampariniano, ammetto che il presidente soprattutto negli ultimi due anni ha fatto molti errori, soprattutto quello di non pensare a rinforzare, mettere dei tasselli importanti, perché capisco che un presidente può avere pure problemi, visto, lo diceva in altri appuntamenti Carlo Valenti, c'è la recessione, c'è la crisi e quindi è giusto che un presidente ridimensioni un po' i progetti, però probabilmente all'inizio di stagione con qualche giocatore soprattutto tra centrocampo e anche in attacco, un buon difensore, penso che il Palermo si sarebbe salvato con gli occhi bendati. Posso interrompere? Sì. Questo discorso è importante ed è importante che i tifosi lo capiscano, perché ieri ho sentito qualcuno dire non si può fare la Serie A con i giovani. Io trovo che sia una sciocchezza colossale. Il Milan investe su De Sciglio, la Juve investe su Marrone. Domenica abbiamo visto Selic e Bjarnason. Il Siena segna con Emegara e Sestu. Allora, se noi a Palermo avessimo avuto Selic, Bjarnason, Emegara e Sestu, la gente ci avrebbe riso dietro ancora di più. Però com'è che a Siena giocano e segnano, a Pescara comunque si danno da fare? Quindi
non sono i giocatori intesi come nome e cognome, a meno che non si chiamino Messi o Cristiano Ronaldo, è il sistema, è il contesto nel quale i giocatori sono inseriti che rende un giocatore decisivo piuttosto che no. Il discorso che faceva prima Carlo su Garcia, massacrato quanto vogliamo, gli errori che ha fatto, magari Garcia in un altro sistema renderebbe. Quindi, a mio modesto modo di vedere, quello che deve fare Malesani è cercare a questo punto di capire chi ha voglia di fare cosa e come farlo, e puntare su questi ragazzi che poi daranno l'anima, e i risultati che otterranno saranno quelli che sono. Ma noi abbiamo un Siena che ha una formazione che quando legge è ridicola, pure gioca. Ritorno a quello che stavo dicendo di Zamparini, ho detto, sì, ammetto che ha fatto... Perché i tifosi poi si focalizzano sul nome. Verissimo, verissimo. Non è perché, perché tu sai che i nomi a Palermo non ci vengono, ma Carlo, per Zamparini. Il modulo, il gioco. Carlo, volevo concludere dicendo che... Però sentire la curva dei tifosi contestare Zamparini in quel modo mi è dispiaciuto. Questo solo volevo dire. Diciamo che tu sai che sono anche molto amico con Sesto e... Come si chiama? Amici tuoi? No, sono ultras. Capi tifosi. Tribuna sotto lui, capi tifosi. Mio padre, e poi sono Terrazzini e Giordano. Sono tornato in curva la settimana scorsa e ci continuiamo ad andare, perché comunque... Secondo me la battaglia si fa in curva, non si fa in tribuna, perché poi in tribuna non mi fanno impazzire, diciamo, i vicini. Sono monotematici, c'è il problema di Zamparini. Sì. E i suoi soldi, non quelli, cose più importanti che vince. E ti devo dire che anche là, purtroppo, io non ci andavo tanto tempo, rispecchia un pochettino l'andamento di tutto quello che ci gira attorno. Non sono coordinati, non so se si parla o non si parla, perché non sono entrato nel dettaglio, ma evidentemente sono distanti. Non hai fatto sondaggi. E ti posso dire che una cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che quando c'è il rilancio del portiere, i capi ultra, diciamo, coloro che stanno sulla balaustra, vietano o cercano di vietare la parolaccia con l'eventuale risposta. Il corretto, tutti quelli che sono accanto a me sono fermati altamente. E quindi comunque continua questo corretto, diciamo, è stato abolito in teoria. Quindi anche questa cosa che c'è chi dovrebbe dare le direttive e dall'altra parte non ti ascolta nessuno, diciamo è figlio del tempo, è figlio di tutto quello che non funziona. Quindi, non diciamo, si capisce più noi niente. Ci meravigliamo, non si capisce più niente. Mi fa veramente arrabbiare giornalmente, a parte che si lamenta non tifa per il Palermo, no. E lo scrive, quindi... Poco importa questo tipo di giudizio. Bravo, Carlo. Ma è la cosa più importante oggi è andare a incontrare Zamparini, a sputare in macchina Zamparini. Diciamo, oddio, che fa un anno che sta. Con tutto il rispetto e con tutte le colpe che ha fatto Zamparini, parliamo sempre di un plus e di un caviale che non abbiamo mangiato. Quindi alla fine, pure se scendiamo in Serie B, ci sta, si avvicina un po' alla Serie Z di questa città. Che ricordiamoci che noi siamo... in un momento storico maledetto, quindi comunque siamo in Serie Z come civiltà e come economia e in Serie A come calcio, diciamo. Siamo in chiusura, tra l'altro pure il sindaco Orlando è intervenuto sul Palermo per augurare migliore sorte. Che ne pensi? Ecco, velocemente mentre facciamo il sorteggio, mi preparo per l'estrazione. Non è questo, dico, io credo che servano tutte le componenti, tutte unite, l'ho detto bene Carlo, io... Purtroppo vivo giornalmente la mia dose, la mia razione di bile quotidiana. Io facebookiana. Sì, anche facebookiana, dove io ho smesso di parlare, mi sono tolto. No, è da tempo, è da tempo. Ormai sono da mesi, perché giustamente dice Carlo, non si può più, perché uno basta che dice una parola viene aggredito. E questo secondo me sono... Ma io non difendo, io lo scrivo, non difendo Zamparini. Vado a capo e continuo a dire Io sono stato aggredito anche verbalmente dopo la partita contro l'Atalanta, e per mia fortuna non sono stato aggredito fisicamente solo perché non ho reagito agli insulti di cui sono stato fatto oggetto fuori dallo stadio, perché la colpa è anche dei giornalisti. Quindi ecco, c'è questa sorta di sfascismo, di sparare a tutti, sfascismo diffuso, sul quale io non sono assolutamente d'accordo. Secondo me bisogna recuperare un poco di lucidità. Ripeto, c'è uno degli striscioni più belli che io ho visto in questi anni allo stadio Barbera, recitava: non esiste sconfitta nel cuore di chi lotta. Io vorrei che la tifoseria del Palermo, quella vera, so già che lotta. Tutto il resto che ha smesso di voler lottare. Il conto, vedi? I turisti di Roma. Esatto, i turisti di Roma. Ci creda ancora un po'. Credeteci un altro po'. Poi, se andrà male, scenderemo tutti. Merita un applauso. Merita un applauso. E
Estrazione dell'otto. Complimenti per i pantaloni rossi. Ah, periodo di carnevale. Allora, la vincitrice... Sa molto di Catania però questa cosa, rosso con... Catania nel cuore dire. Sempre, anche se sono... Ma io noi sai che siamo tipo di Catania, lo sai. E allora? Francesca Scipioni di... Di dove? Alcamo. Scipioni l'africano. Sì, Francesca Scipioni di Alcamo vince un soggiorno per un soggiorno vacanza per due persone. Beata lei, facciamo un applauso. Con Rios. Bene. Perché a me la cartolina non me l'hai fatta imbucare? No, la prossima volta la imbuchiamo quando vai. Allora, grazie e ancora una volta a Giuseppe D'Agostino, grazie a voi, per il tuo lavoro, grazie a Sara Castellana. Grazie. Speriamo di riaverti presto a Rosario Sinasce. Carlo, ha una cosa velocissima, perché è decimo anno di Fil Rouge, velocissimo. Abbiamo fatto 10 anni di Fil Rouge e 21 marzo faremo questo evento. Con l'arrivo della primavera. Con l'arrivo della primavera al Reloi. Quindi poi magari i dettagli e gli inviti eventuali li vedrete successivamente. Ci tenevo perché è stato un grande risultato, dico, è nato quasi insieme al vento di Zamfanini, vorrei che finisse alla stessa maniera. Un applauso a Fil Rouge. Anche perché questo programma di discorso, 21... il periodo è quello che è, quindi non è facile. No, niente. Assolutamente. 21 marzo. 21 marzo a Reloi a Palermo. Ci saremo. Grazie a Margherita Di Cara e a Valeria Lombardo. Grazie ai ragazzi, ovviamente, dell'Olimpia Borgetto. Mister, in bocca al lupo. Ci rivedremo martedì prossimo, sicuramente questa volta, per parlare della vittoria del Palermo a Verona contro il Chievo. Sì. Buonanotte, sempre, forza Palermo.